Ospite del programma Storie Vere su Rai 1, Jari Carrisi, figlio di Albano e Romina Power, racconta di se stesso. Dopo la fine della storia, con la figlia di Ornella Muti, Naike, Jari sembra aver trovato un nuovo amore. Si tratta di una ragazza portoghese, di professione avvocato dei diritti umani, conosciuta sull'Himalaya. Di lei dice: «Tra noi è nata un'amicizia che è essenziale. Di lei mi ha colpito l'intelligenza, la trasparenza ed il suo sorriso». Confidando di se stesso, la conduttrice Eleonora Daniele dice: «Mi conosco molto meglio quando non ho niente, quando mi ritrovo solo in mezzo all'Himalaya. Il mio sogno sarebbe di andare a vivere in India per il resto della vita. Dal primo momento in cui mi sono ritrovato lì, mi è sembrato che ci fossi già stato, in una vita precedente. Finora mi ha trattenuto la famiglia, mi sento responsabile e c'è anche tanto affetto». Più tardi, Jari racconta dove è nata la sua spiritualità. «Ero a New York alla fine degli anni 90, ero l'unico vicino di casa di Allen Gisbert. È iniziata un'amicizia fra noi, ma poco dopo è morto tutto d'un tratto. Il giorno dopo la sua morte, attorno al suo letto, c'erano i monaci tibetani che lo aiutavano a raggiungere la prossima vita. Lì ho sentito una sensazione fortissima che mi ha fatto trovare la via verso il Tibet e verso un villaggio che si chiama proprio Jari. Da lì è iniziato tutto un percorso. Ho lasciato l'Occidente e sono entrato in Oriente».